Tempo di regali, cioè mi rompo un femore all'anno. Non ti posso toccare. No, no. Che piacere, sei il Ben, Daniele Benati, il CT della nostra professionale. Potevo venirti a trovare a Cortona invece a Forlì. È venuto da Fabrizio, perché anche tu ci sei passato. No, ma l'hai fatto per Fabrizio. Certo. Non ci sei passato anche tu di qua. Clavicola, da vari no, frattuni. No, fortunatamente il femore no. Però diverse fratture no. Sì, anche cioè, come tante è andata lassù? Oh, sei contento del mondiale? Bene. Cioè, abbiamo dato tanto, forse il risultato non ha. Vabbè, però ci siamo fatti vedere. Non ha dato giustizia, diciamo, di quello che i ragazzi hanno dato. Però veramente sono stati fantastici. Belli, eh? Bettiol ha fatto bene. Ma tu quando lui è partito gli hai gridato, è troppo presto, aspetta! Allora c'era una tattica ben precisa, diciamo che la caduta di Matteo Trentin ha un po' scombussolato i piani, anche a livello di gestione proprio dello stesso Alberto, probabilmente quella caduta lì ha compromesso un po' il mondiale, non voglio dire che si vinceva il mondiale, però c'era più se Matteo non cadeva sono sicuro che nei primi 5 almeno uno dei due c'era sicuramente, perché veramente stavano andando entrambi molto forte. Sì, però insomma quei 4 che sono arrivati davanti sono 4 che durante l'anno vincono praticamente tutte le corse, e Van der Poel. Poi Van der Poel l'aveva proprio preparata questa, no? Sì. Ha fatto il Tour de France per fare il mondiale. È un corridore che prepara la Sanremo e la vince, prepara la Roubaix la vince, prepara il mondiale lo vince nello stesso anno. Cosa gli vuoi dire? Oh, Bettiol, prepara qualcosa anche tu. No, è stato bravissimo. È stato bravo, Bettiol. Tutti. Ma noi eravamo qui, io sono facendo gli esercizi. Quanto ci siamo gasati, urlavamo come i pazzi. Cioè lo spingevamo, soffiavamo sulla televisione. Però ho ricevuto veramente tantissimi complimenti da tante persone. Poi sbaglio o c'è un bel clima nella squadra? Bello. È vero, eh? Cioè, ti vogliono bene. Mi vogliono bene, ma io voglio bene a loro. Vabbè, poi sei uno di loro, per cui dai. Quello è lo spirito giusto. Oltre al risultato, quello che ci tengo, che dico sempre ai ragazzi, che io voglio vedere una squadra vera. E non è facile, perché i 9 ragazzi che ho convocato, ognuno corre in squadre differenti tutto l'anno. E quindi in una settimana, 10 giorni, creare questo tipo di gruppo è la cosa più importante. È una bella band, si sente che è una bella band. Guarda che ti abbiamo portato una roba, roba seria. Questo è un prototipo di Filippo Ganna. Ganna, ragazzi! Ganna è un incredibile quel ragazzo lì. È un motore, un ragazzo fantastico. Questa la metto tra 6 mesi. Che dici? Prevedi che tra 6 mesi sentiamo il coach. Sentiamo Fabrizio, fatti sentire, è lui che sta facendo il video. Tra 6 mesi ce la facciamo. Arrivare a indossare quella di Filippo la vedo dura, però ci proviamo. Però è alto come me Ganna, no? Sì, è alto. Quanto è? 1,90? 1,92, sì. Però è la circonferenza della coscia che cambia. grazie. Beh, fantastico. Dai, rimettiti. Allora stiamo a lavorare tutti i giorni. Facciamo 2 ore e mezzo la mattina. Fai un lavoro eccezionale. Dammi il video che ti inquadro. Facciamo 2 ore e mezzo la mattina e 2 ore e mezzo il pomeriggio. Mezza pomeriggio. Giusto? Qui c'è anche Dario.